500 valli che devi attraversare, 500 strade che ti portano verso il mare, 500 sogni che potrai realizzare, 500 alberi a veder nascere il sole. 500 fiori di cui non conosci il nome, 500 emozioni di cui non sai la ragione, 500 sogni che potrai realizzare, 500 storie per una sola 500, 500 storie per una sola 500. Viaggeremo tutta notte, ci saranno tante stelle, una canzone. E poi ci sarà il mare e l'acqua per nuotare, e spiagge bianchissime di calda sabbia sulla pelle. Inventeremo nuove strade per il nostro amore, sogneremo un bosco dentro al quale riposare. Troveremo frutti dolci, buoni da mangiare, e morbide foglie su cui poter dormire, e grandi cieli aperti per imparare a volare. Cinquecento valli che devi attraversare, 500 strade che ti portano verso il mare, 500 sogni che potrai realizzare, 500 valli a veder nascere il sole. 500 fiori di cui non conosci il nome, 500 emozioni di cui sai la ragione, 500 sogni che potrai realizzare, 500 storie per una sola 500, o 500 storie per una sola 500. La passione per una macchina, quella che è ormai definita la vera utilitaria degli italiani degli anni 60, cioè la 500. Una passione che nasce tanti anni fa, insieme a Laura Nonni in questo caso, abbiamo Santa Mamma, ma questa volta si è trasferita a Subiano per creare proprio questo incontro di tutti gli amanti di questa 500. E poi ha pensato ad un tragitto che gli porta a conoscere così le persone, i luoghi importanti anche di Subiano, come quello a Falciano, che è appunto il percorso dei mulini. Ed ecco qui infatti abbiamo Giannini che rappresenta uno dei mulini. Mulini Mattesini, per questo bisogna specificare, perché questa zona qui inizialmente era tutta abitata dai Mattesini. Tutte le case erano tutti mattesini, sì. Fine, sono rimasti soltanto due mugnai. Siamo rimasti noi che si tira avanti così come si può, e si cerca insomma di mantenere le cose come erano. Laura, questo raduno e la conoscenza del territorio, quanto è importante? È molto importante, perché insomma Subiano va valorizzato, va fatto conoscere, e conoscendo Subiano poi si conoscono anche tutte le varie frazioni, fra le quali anche la mia, Santa Mamma, che ci tengo anche a Santa Mamma, e anche a Subiano, perché è stato il Bobini che mi ha chiesto, visto che era andato tanto bene il nostro, dice: ma me lo organizzate anche giù per Subiano? E allora nella festa si è detto: facciamolo anche per Subiano. Purtroppo oggi è stata una giornata di pioggia e ha influito, perché le auto storiche quando piove proprio sono di la odiano la pioggia, perché pigliano la ruggine, hanno tutte minimo 40 anni, si può immaginare, tenute benissimo, sempre in garage.
una giornata di pioggia per loro è proprio una distruzione. Freddor, la polmonite. Brava, la polmonite che non si sa poi se guarisce. E allora dopo sono problemi. Trovano ancora i meccanici come una volta, sì, che le sanno aggiustare? Pochi, però quelli che si dedicano alle macchine storiche sono veramente in gamba, perché si aggiornano continuamente, fanno tutte le mostre, mercato. Ora per esempio c'è quella di Imola che è famosissima e ci vanno tutti, addirittura prendono una corriera e partono tutti insieme. Cosa importante. Vorrei ricordarvi però che Laura Nonni è anche la presidente dell'Associazione delle Tre Contrade di Santa Mamma, ecco perché ci ha parlato proprio dell'importanza di quest'altra frazione. Qui siamo sulle pendici dell'Alpe di Catenaia, con Santa Mamma siamo invece nel fondovalle lungo l'Arno. Qui abbiamo i botacci però, e vedete, giusto, si stanno tutti interessando proprio di questa cosa. Laura, andiamo verso i tuoi partecipanti, anche perché per loro credo che sia stata veramente una curiosità, una novità vederli. Ma addirittura sono venuti ragazzi qui di Falciano, che non ci sono mai stati a vedere questi mulini, ma vi rendete conto? E stamattina sono venuti proprio per curiosità, per vedere questa cosa che sapevano che esisteva, ma non avevano mai avuto l'interesse o l'occasione. Di solito ci si portano i bambini della scuola elementare, delle medie, perché è proprio uno spaccato di vita del tempo che fu, diciamo, che vivono per la prima volta, perché loro, essendo giovani, non hanno mai viste queste cose. E quindi se si guarda, ci hanno fatto addirittura tutto un lavoro di ricerca i bambini delle elementari di Subiano, e hanno preparato anche questi quadri dove si spiega quell'importanza che aveva il mulino e cosa faceva. Una cosa che è importante, Laura, tu sei stata un'insegnante, sì, e quindi probabilmente hai vissuto proprio questi momenti anche di studio, no? E di ricerca del territorio. Fu creato qualche anno fa proprio in collaborazione con il Comune di Subiano, quel libricino Vi racconto dove vivo. Certo. E tutt'oggi credo che sarebbe importante proprio regalarlo alle nuove famiglie quando arrivano a Subiano. Vero. Dove ci sono dei bambini, perché questo significa tantissimo. Però vedo lì quel signore, per esempio, che è arrivato dal club del Val d'Arno. Ecco, sì, secondo te lui c'era mai stato qua su o no? No. Proviamo a sentirlo. Allora, Alfio, lei era mai stato qua su? No. Sinceramente no. Mulini acqua ne aveva mai visti? L'ho vista, ma non in questa maniera. È molto, diciamo così, fa parte della cultura dirlo però, eh. Alfio, lei che macchina c'ha? Io sono 126... Elaborata, diciamo. Elaborata addirittura, sì. Ma la passione per la 500, la 126, le auto storiche, perché? Perché prima di tutto ero un ricambista, ho venduto sempre pezzi di ricambio, quindi ho tutti i meccanici, amici qua e là, sparsi su tutto mezza Italia a momenti. Cos'è che l'ha incuriosita di più in questi mulini? La parte del botaccio che è di sopra, parte naturalmente delle pale, quindi tra l'altro... No, voglio essere sincero, un po' tutto, perché essendo ignorante della cosa, attrae tutto, insomma. Comunque, visto che è stato un ricambista lì, sì, con un bastone si fa tutto, visto che si riapre naturalmente il retrescine, si fa rifunzionare tranquillamente e tutto parte. Oggi ci vogliono valvole, valvoline integrati, schede, e ci si vuole mai mettere le mani, quindi la situazione è peggiore o migliore? Ma in certo qual modo era meglio prima. Nel senso, però oggi è un'altra cosa, con tutte le tecnologie che ci sono, oggi si fa la svelta, Nonni, l'avevi mai visti questi mulini o no? No, mai visti. E sono rimasto meravigliato anche di questi ragazzi, chiamiamoli ragazzi, che hanno tutto in ordine qua, una cosa incredibile. È anche piacevole vedersi. Tra l'altro loro sono anche nel percorso, sbaglio Giannini, dei mulini, no? Sì, dell'ecomuseo anche. Sì, dell'ecomuseo, della comunità montana, vengono tutti, anzi vengono anche dei pullman, se li mandano, poi vengono le scolaresche a vedere, e noi se deve sempre venire qua su, chiaramente anche le protezioni non sono tanto giuste anche per i bambini, allora si deve stare attenti.
qui ci sono dei mulini, ha visto lei, orizzontali, no? Perché in effetti le pale, una volta, quando si vedono anche nel mulino bianco che fa tanta pubblicità, sono tutte pale verticali, invece il retrecine qui è una pala orizzontale, quindi completamente diversa. Mai viste queste cose? Mai. Mai, è la prima volta. Quindi la 500 ha portato fortuna, diciamo così. Facevo i complimenti alla signora proprio per questo, che riesce a trovare sempre posti ad hoc. Molto. Lei sa fare davvero la Laura. Di dove siete voi? Monte San Savino. Quindi vedete, vicini, ma la Valdichiana in questo caso ha un percorso storico diverso dal nostro, e qui in montagna ritroviamo questa farina macinata tutt'oggi proprio così con il mulino proprio a pietra. Te che compri mai la farina macinata? Perché da noi funziona così, è ancora la farina gialla. La farina gialla buona. A Santa Mamma quando la fate la polenta? Quando vi inventate una festa sulla polenta? Una festa sulla polenta sarebbe bella se ci fossero gli uomini che girano nel paiolo. Di dove siete voi? Racing Team? Lucciotto. Ci eri mai stati qua su? No, mai. Beh, siamo nella zona, ma mai stati qua su. Furio, allora un po' anche tu sulla memoria storica, prima ho sentito il Giannini naturalmente e tuo cognato, e in questo caso proprio una memoria storica che però continua a far funzionare questi mulini. Però ecco, questi mulini è sempre più fatica a farli funzionare. Tu hai imparato a fare le pale, hai imparato a battere credo anche la pietra, giusto? Se non sei più capace te a tenerlo è impossibile. Ormai le persone anziane che facevano queste cose non ci sono più. O hai cercato di apprendere da loro o va tutto in rovina. Perché come dicevo prima questi signori, il funzionamento del mulino nato 300 anni fa era molto semplice, però era una semplicità che doveva funzionare la macina, se non è proprio preciso. E non macinava, non veniva la farina fina e quindi insomma ci voleva della precisione, e la precisione fatta con i meccanismi, con il legno, non era che c'era il ferro, sia i cucchiai, sia l'albero e tutto il resto è difficile, però ormai io cercherò di tenerlo. Addirittura ho fatto delle scorte di cucchiai, di alberi nuovi a bagno, perché anche chi viene dopo avrà pronto la roba per rimetterla lì. 500 storie per una sola 500. Ho 500 storie per una sola 500.